Ciao, benvenuta e benvenuto alla lezione di Pilates per i glutei con il cerchietto. Ci serviranno il cerchietto, una sedia e un supporto tipo libro 4-5 cm di spessore. Iniziamo e ci sdraiamo a terra sul nostro tappetino. Ok, mettiamoci giù. Diamo qualche secondo al corpo di andare a recuperare la posizione di ancoraggio delle ossa, osso sacro, centro schiena, parte posteriore della testa. Senti i tre appoggi come tre colonne portanti della posizione supina, braccia lungo i fianchi, molto vicine al corpo. Attiviamoci con la powerhouse unitamente al respiro. Espandiamo bene la gabbia toracica in tutte le direzioni, tipo Hulk, le costole che tirano la maglietta. Lascio il torace aperto e svuoto i polmoni con le costole in apertura, quindi pavimento pelvico, approfondimento, giro vita sottile attorno alla colonna lombare. Sono infine nella parte finale, ragazzi, vado a chiudere il costato. Inspira e fuori, 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 fuori. Cerchiamo di usare bene il pavimento pelvico per dare ancora più enfasi proprio al lavoro dei glutei, il muscolo, diciamo, target della nostra lezione, senza dimenticare l'aspetto chiaramente posturale, un lavoro che globalmente andrà a prendere anche l'intero corpo. Pensa ai quattro punti ischio ischio, pube coccige, ok, come riferimenti ossei, perché durante la lezione ti dirò spesso di avvicinare gli ischi, ok? Quindi prova a fare nel fuori l'aria semplicemente questa attivazione. Quando butti fuori l'aria, cerca di avvicinare bene tra di loro gli ischi. Sentirai proprio un'attività alla base del bacino e anche una piccola attività a livello dei glutei. Anche con l'altra linea, coccige, pube. Inspira e fuori l'aria, cerca di avvicinare il coccige al pube, però attenzione, non trasformare questo nella retroversione. Ok? Fa sì che sia come proprio una cosa interna semplicemente al bacino. Anche qui sentirai lavorare il pavimento pelvico, un'attivazione della base dei glutei. Quando in generale attiviamo il pavimento pelvico, questi quattro punti tutti si avvicinano al centro, nel centro tendineo del pavimento pelvico, che come sai risale, si avvicina all'ombelico che è in profondità e hai proprio l'impressione di risucchiare in sulla base del bacino, però le due linee ischio ischio coccige pube a seconda degli esercizi e della direzione di movimento ci torneranno assolutamente utili. Infatti, prendiamo il nostro amico cerchietto, la linea che lo mettiamo fra le ginocchia lasciando i piedi abbastanza vicini, la linea che più di tu delle due, diciamo, adesso ci aiuta è la linea laterale, ischio ischio, ok? Inspiriamo, quando buttiamo fuori l'aria, come preparazione invisibile, ci prepariamo nella powerhouse e pensa di avvicinare così tanto gli ischi che si avvicinano i femori, che si avvicinano alle ginocchia e quindi vado a trasferire l'energia al cerchietto che risulta, che viene chiuso. E piano apro, inspiro. Ancora fuori l'aria, dall'attivazione, dalla preparazione invisibile del pavimento pelvico, della powerhouse in profondità, arrivo prima a stabilizzare il centro, quindi a esercitare tensione del cerchietto. Ancora fuori, 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 apro. Facciamo due volte ancora, questa volta fai bene attenzione alla posizione neutra della schiena, mantieni gli ancoraggi stabiliti. Fuori l'aria, sacro in appoggio, centro schiena, avvicino gli ischi, ma nulla cambia nella mia colonna. E apro ancora una volta, voilà. Tieni adesso la tensione 10 secondi. Pensa di reggere proprio il cerchietto dagli ischi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, fammi 10 volte bounce, come se avvicinassi e riducessi proprio la base del bacino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene.
Adesso ti chiedo di portare il bacino prima in imprint e poi in retroversione. Qui la linea che ci tornerà più utile è la linea coccige-pube. Okay? In questo caso non solo come abbiamo fatto l'attivazione prima senza muovere la schiena, ma in realtà qui ci aiuta anche a trovare il movimento del bacino e quindi della schiena. Quindi qui è utile l'immagine, facciamolo anche qui 5 volte. Inspiro, sono nella posizione neutra, fuori l'aria mi attivo, avvicino il coccige al pube e insisto proprio fino a che sollevo proprio il coccige, come se un filo invisibile sollevasse la puntina del nostro coccige e mi ritrovo in posizione di retroversione e scendo. Cerca però di distinguere le due fasi nel senso, quando dico coccige al pube, fallo prima con l'intenzione quasi di non muovere proprio le ossa, poi lo enfatizzo così tanto che in realtà vado anche a muovere le ossa, sono due cose distinte. Uno va ad attivare veramente il pavimento pelvico e lo senti, ma il pavimento pelvico non ha un'azione diretta che possa muoverci il bacino. Poi invece la direzione del movimento del coccige ci guida per andare a lavorare bene la posizione di retroversione del bacino. E ritorno. Ancora uno. Fuori, 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 fuori. E ritorno. Molto bene. Adesso raggiungiamo la posizione di retroversione, la manteniamo 10 secondi. Dall'1 al 10 voglio che attivi sempre di più pavimento pelvico, approfondimento, braccia lunghe, colonna lunga, un esercizio che conosci. E qui non solo ci serve la linea coccige-pube, ma anche ischio-ischio perché voglio che chiudi bene il cerchietto. Quindi c'è un forte lavoro di pavimento pelvico. Terminati 10, rilassa completamente quando scendi. Ci siamo? Quindi braccia, posizionati, conto 10 secondi, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilasso completamente, un bel respiro. E di nuovo fuori l'aria, raggiungi la posizione. La intensifichiamo. 1, stringo bene i glutei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apro un bel respiro e quindi su di nuovo e tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Partendo ora con la schiena nella posizione di imprint, quindi solo aderente a terra, raggiungiamo la posizione ormai nota, anche questa di bridge. Ecco, quando sollevo la schiena intanto metto a posto l'allineamento, quindi mi raccomando, costato nell'addome, leggermente imprimo una leggera rotazione al bacino perché per effetto del peso della posizione tende a rimanere più basso, ok? E a questo punto stringo 5 volte il cerchio. Pensa di farlo perché avvicini gli ischi. 1, 2, 3, 4, 5. Ora 5 volte spingo in alto il bacino come se venisse tirato sul coccige. 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto, penso di più agli ischi che si avvicinano, 1, 2, 3, 4, 5, glutei, penso di più al coccige che va verso il pube, verso il soffitto, 2, 3, 4, 5, ultimo cerchietto, 1, 2, 3, 4, 5, ultima volta i glutei, 1, 2, 3, 4, 5 e giù. Molto bene. Ora cambio.
Scuoto un attimino le gambe, entro con i piedi e le gambe, posizione al cerchio all'esterno, piedi abbastanza larghi, perlomeno quanto la distanza fra le ginocchia, braccia lungo i fianchi. Inspirando, apriamo il cerchietto e apriamo la gabbia toracica. Fai mente locale proprio su questa direzione di espansione, sia del cerchio sia della gabbia. Al contrario, quando buttiamo fuori l'aria, mentre sia la gabbia sia il cerchietto vogliono rimanere alla massima espansione, senti in opposizione il pavimento pelvico che si restringe. Quindi attivo i quattro punti, l'ombelico alla colonna, riduco il girovita, sento proprio l'opposizione. Fuori, 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 e sul finale lascio. Ancora. Inspira e fuori, 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 fuori. Inspira. Ora. Inspiro. E fuori, 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 fuori. Mantieni il neutro con la schiena. Forte l'attivazione della powerhouse. E lascio molto bene. Ora, come abbiamo fatto prima, andiamo in retroversione con il bacino. Lo facciamo qualche movimento. Mentre apro il cerchio, raggiungo la retroversione del bacino. Ok? Quindi qui c'è utile il coccige verso il pube, sia come attivazione del pavimento pelvico, sia come elevazione del bacino. In realtà poi senti che le due linee si confondono perché nel momento in cui sono su cerco di aprire il cerchietto, ma cerco di stringere i glutei, sentirò bene anche la linea ischio-ischio avvicinarsi, quindi ridursi proprio la base del bacino. Molto bene. Come abbiamo fatto in chiusura, faremo 10 secondi di mantenimento della posizione. Quindi raggiungi la posa di retroversione del bacino, rimani 10 secondi. Allungando bene le braccia, stringendo bene i glutei, aprendo bene il cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giù, un bel respiro. Due ripetizioni ancora. Forte il lavoro intenso. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, scava bene l'addome e giù, un bel respiro. E ultimo, raggiungo la posizione, sento le varie opposizioni, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù. Preparo la schiena nella posizione di imprint, quindi solo aderente terra. Da qui elevo il corpo a bridge, metto a posto la posizione, braccia lungo i fianchi, apro 5 volte il cerchio. Pensa che le ginocchia vadano ad aprire in fuori, gli ischi invece si restringono avvicinandosi. 1, 2, 3, 4, 5. In alto i glutei, come prima il coccige al pube e in su. 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto 1, 2, 3, 4, 5, glutei 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto 1, 2, 3, 4, 5, glutei 1, 2, 3, 4, 5, cerchietto 1. 2, 3, 4, 5, glutei 1, 2, 3, 4, 5, ragazzi, ultimo set, 1, 2, 3, 4, 5, glutei 1, 2, 3, 4, 5 e scendo. Molto bene. Porto al petto le gambe, sciolgo un attimino la posizione, prendo il cerchietto con due mani, prendo un'estremità, con l'altra il piede. Io sto prendendo il piede e la gamba destra, l'altra gamba la stendo giù,
tempo, qualche secondo, così la gamba si stende, lascio il braccio destro, quello, cioè braccio e gamba sono uguali, e porto la gamba tutta verso l'interno, ma lascio giù il gluteo. Tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno, cambio gamba, fletto, estendo. Piano la distensione anche dell'altra, abitua lentamente l'anca a distendersi. Qualche secondo di allineamento, fuori il braccio destro, sinistro che regge il cerchio, inclina all'interno e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorno. Molto bene. Ora, con l'aiuto della gamba, in questo caso io l'ho cambiata, ma indifferente, ci serve solo, diciamo, il cerchietto per agevolare la salita. Andiamo a fare l'esercizio con il cerchietto posto sulla verticale, in questo caso davanti al gluteo destro, in extra rotazione. Fammi bene l'extra rotazione perché è importante che avvenga senza movimenti che vadano ad alterare bacino e box, ok? Quindi da qui senti la testa del femore proprio girare nella cavità dell'anca. Quindi naturalmente il ginocchio e la punta del piede guarderanno in fuori. Respira, attivati nella powerhouse, quindi pavimento pelvico. Qui senti bene i quattro punti avvicinarsi. Giro vita forte, stabilizza bene la box e mantenendo la gamba in extra rotazione, stritola il cerchietto a terra e su piano inspiro. Ancora fuori l'aria, 2, forte, 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 la concentrazione, mente nel corpo e piano su. Resta concentrato nel corpo, nella powerhouse, nell'ascolto dei dettagli, 3. E piano, inspiro, fuori l'aria, 4, inspiro, fuori l'aria, 5, rimani 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascio un attimo leggera la gamba, solleviamoci con il bacino a bridge, ok? Bacino che resterà sempre alla stessa altezza, coccige verso il pube, extra rotazione della gamba. Facciamola di nuovo questa sequenzina con il bacino sospeso. Inspira. Fuori l'aria, stritola il cerchio, ma lascia alto il bacino, composta la schiena e ritorno. Fuori l'aria, 2. Inspiro. Fuori l'aria, 3. Coccige al pube. Inspiro. Fuori l'aria, 4. Inspiro. Ancora 1, 5. Rimango 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faccio 10 volte bounce dal gluteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Recupera il cerchietto. Diamo una stiracchiatina alla stessa gamba che ha lavorato, ok? Quindi prima la stendi un po' come abbiamo fatto prima, alterniamo sempre anche un po' di stretch, così non rimani con il fastidio eventualmente all'interno dell'anca, che a volte nell'allenamento dei glutei può succedere. Molto bene. Ritorno e approfitto della gamba già impresa e vado, mi sollevo. Preparo il cerchietto verticalmente di fronte all'altra anca, all'altro gluteo, mi allineo bene, mi metto giù.
Bene, le mani posso tenerle proprio sul bacino per andare a sentire i micro aggiustamenti che fa il bacino e la mia testa, il mio controllo posturale dice alla mia box di rimanere come regolare e forte, come fosse piantata un mattoncino, eh? Sacro, centro schiena, nuca in appoggio, bilanciamento delle anche. Vai in extra rotazione, trova pace con la presa del cerchietto, salvando il malleolo esterno, mi raccomando. Ecco, l'ho evitato anch'io. Inspira, fuori l'aria, attivati bene nel pavimento pelvico, nell'approfondimento e vado a stringere forte il cerchietto a terra. Forte, eh? E piano, inspiro. Di nuovo, fuori l'aria, due. E inspira. Quando ti sembra, ancora due volte, che il cerchietto sia già chiuso al massimo, provaci ancora, provaci ancora, provaci ancora. E ancora uno, vai fuori, 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 rimani al tuo massimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, esegui 10 volte bounce. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. E 10, fantastico. Lascio semplicemente in appoggio alla gamba, un qualche secondo di rest per il nostro gluteo e non solo il gluteo ci sta lavorando. Sollevo intanto il bacino, metto a posto il bacino stesso, la schiena, la gamba in extra rotazione ancora, inspira, fuori l'aria schiaccia giù il cerchietto, ma mantieni allo stesso livello il bacino 1. Fuori l'aria 2, fuori l'aria 3, fuori l'aria 4, cinque, voilà, ci siamo, rimango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, fammi 10 volte bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai dai 8, 9, ullala, si arriva alla fine di questa microserie che senti molto calore. Allora, gamba, andiamo anche a questa, abbiamo anche alla gamba sinistra uno stretching in più. Mano sinistra, gamba sinistra, porto leggermente verso l'interno la gamba e stiracchio il gluteo e l'esterno coscia. Una decina di secondi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e quindi ritorno e mi aiuto con il cerchietto a sollevare il corpo. Muoviti piano. Molto bene. Andiamo a sistemare il cerchietto in quella presa fra i talloni. Come vedi, il cerchietto è leggermente obliquo. Ti metti sdraiato prono, prona, posizione neutra da prono, punto le dita a terra. Aspetta che sistemo un pochino meglio. È un po' sfuggente, fallo anche tu se ecco, evito anche qui un eccesso di fastidio. Dico un eccesso perché un po' di fastidio purtroppo il cerchietto ce lo dà. Allora, gambe distese, dita rovesciate, powerhouse pronta, posizione neutra della schiena altrettanto. Inspira e imprimendo un'extra rotazione alle gambe dai glutei. Vado a stringere il cerchietto con i talloni. Pensa proprio che il movimento parta dalla rotazione delle anche. Stretti bene i glutei, fuori, 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 fuori. Inspiro, lascio piano. E ancora, powerhouse, tenuta del centro, e stringo forte, 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 forte.
Inspira e ancora fuori l'aria, come proprio se volessi andare a toccare i talloni tra di loro, farli toccare, stringi bene avvicina le natiche, mantieni il neutro e ritorno fuori l'aria. 4. Inspiro ancora 1, 5, rimango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bounce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un respiro di pausa, fuori l'aria, di nuovo raggiungo la posizione di extra rotazione, 10 secondi e mantengo tutta la forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fai 10 bounce dai glutei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un respiro di pausa. Metti bene a posto la posizione. Terza e ultima ripetizione. Vai, stringi forte e mantieni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fammi 10 volte bounce dai glutei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Molto bene. Mani sotto le spalle, aiuta il corpo a sollevarsi. Bene, ragazzi, prendiamo la sedia. Prendiamo la sedia. Voilà. Allora, conosciamo anche questo esercizio, l'abbiamo in parte già sperimentato e fatto, lo sistemiamo sempre meglio. Allora, ancora la presa, adoro questa presa, l'ho sperimentato un giorno, ho fatto le mie prove, ho detto voilà, voilà, dà un po' noia, ma è sostenibile la noia che ci dà il cerchietto. Allora, ragazzi, dobbiamo procurare l'extra rotazione delle anche, quindi. Pensa di partire con le ginocchia, non dico tanto vicino, però l'impressione che siano più vicine le ginocchia che non i talloni, ok? Mantieni innanzitutto il peso sulla sedia senza accasciarti né nelle spalle né mollare la schiena. Quindi forza nelle spalle respingendo il sedile della seggiola, forza nella schiena con la consapevolezza che sia bella diritta come una tavola. Un bel respirone. Fuori l'aria, mi attivo nel pavimento pelvico, nell'approfondimento dell'addome, stringo forte, forte, forte i talloni, vai, 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 e piano. Se hai noia alle ginocchia, magari non lo fare, metti poca intensità. Il movimento, allora, non deve esserci questo round nel bacino, ma l'idea è che ci sia l'extra rotazione. Quasi ho l'impressione, quando esercito la chiusura, che le ginocchia si allontanino e i talloni si avvicinano. E piano lascio e ancora fuori 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 inspiro fuori 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 inspiro fuori 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 inspiro ancora uno anche qui ragazzi adesso proviamo a tenere 10 secondi dai glutei 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stringo, rilasso un secondo, poi stringo moderatamente il cerchietto e ora ti chiedo invece proprio la retroversione guidata e controllata. Il coccigen sotto, approfondimento dell'addome e ritorno mentre tengo il cerchietto stretto con i talloni. 1, inspiro,
fuori l'aria, due, inspiro, fuori l'aria, tre, inspiro, pensa al percorso proprio del coccige, in sotto mentre approfondisco l'addome, e ancora, scava, 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 e ritorno due volte ancora, vai, 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 vai. Ritorno ultimo e stop. Molto bene. Prendiamo un attimo il cerchietto, lo mettiamo da parte. Ma no, scusa, solo per cambiare la posizione perché ci dobbiamo sedere. Ok? Mettiamoci, va bene, seduti così con il cerchietto all'esterno delle ginocchia. Inspiro, metto dritta la sedia, più forte. Allora, apro forte il cerchio 1, mantieni una buona posizione, quindi attenzione a non andare troppo in avanti, non essere insaccati indietro. Sento l'appoggio degli ischi e qui mantengo una buona postura. Apro forte 1 e piano lascio. Apro forte 2 e piano lascio. Apro 3 e lascio, apro 4 e lascio, apro 5, apro forte 6, 7, 8, 9, ultimo. Molto bene. Ora appoggeremo le spalle sulla sedia. Lasciamo il cerchietto lì dov'è. Quindi scendi, avanza un po' con i piedi, datti lo spazio. Con le mani tieni proprio la testa, ok? Scendo con il bacino, disallineando la linea spalle-bacino anche nel fuori l'aria su. Pensa al coccige che va prima verso il pube, poi verso il soffitto e quando sono su apro bene il cerchio, ovviamente non lo mollo mai del tutto, ma cerco di aprire, aprire, scavare, stringere bene i glutei. Inspira e fuori, 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 lento e controllato. Apro, 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 apro. Inspiro giù. E molla bene la testa sulle mani in modo da non creare tensione alla cervicale. Fuori l'aria, su. Quando inspiro e scendo, cerca proprio di rilassare il pavimento pelvico. Alterna sempre le due fasi, né? Fuori l'aria, su. Inspiro, scendo. Fuori l'aria, su. Inspiro, scendo, fuori l'aria, su. Inspiro, scendo, ancora uno e rimango su 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, mi fai 10 volte bounce, apro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fallo con i glutei 5 volte in su, 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte con il cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 volte con i glutei, 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte con il cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultimi 5 con i glutei, 1, 2, 3, 4 e 5. Esci da questa posizione,
Molto bene, siediti un attimo se necessario. Molto bene. A questo punto, ragazzi, siamo arrivati a metto via la sedia, prendo un attimo che aggiusto l'inquadratura, la base, che nel mio caso è un libro. Bene, è tutto. Teniamo intanto i talloni in posizione uniti. Uniti, lascio invece le dita ovviamente in appoggio, ben distribuite, ben aperte. Sento bene la mia postura che va proprio dai talloni ai glutei, ben allungata verso l'alto e useremo il cerchietto per le braccia. Faremo un demi-plié, quindi inspirando, scendo in demi-plié e allontano il cerchietto dal corpo. Nel fuori l'aria stringo il cerchietto, stringo, pensa di riavvicinare bene tutta la linea glutei-talloni. Inspiro, a fatica li allontano e fuori l'aria spingi con i talloni nel libro, strizza bene i glutei, allungati bene verso l'alto. Inspiro, stendo e fuori, 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 stringi i talloni, schiaccia lì in basso, allungati verso l'alto, powerhouse. Inspiro avanti e fuori, 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 ancora. Inspiro avanti e fuori, 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 fuori. Inspiro avanti e fuori, 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 fuori. Ultimo. Molto bene, sciolgo un attimino e torno ad appoggiare i talloni, ok? Questa volta in parallelo, quindi ti guardi verso il basso, vedi i piedi su due linee parallele, dita ben aperte, mi raccomando. Cerchietto ancora una volta davanti al petto. Ora faremo uno squat il più possibile full squat, cioè scendo giù il più possibile. Prima devo proiettare ben indietro il bacino e poi lo faccio scendere. Ok, quindi giù il più possibile, andando prima verso dietro e poi giù fino alla posizione di massima accucciata e ritorno. Spingo bene dai talloni, soprattutto nella fase di risalita. Qui bene, dietro i glutei, dietro, dietro, dietro e quindi giù. E ritorno. Ancora. Vai. Bene. Indietro. E giù. Indietro. E su. Pensa proprio allo stesso tragitto. Mentre scendo, vado prima indietro con i glutei e poi giù nella risalita. Indietro, spingo dai talloni e su. Ancora. Vado. Forza. Dietro e giù. Dietro. E su. Muy bien. Sciolgo un attimo la posizione. Dopodiché allontaniamo un attimo il libro. Andiamo a sistemare il cerchietto, mettilo letteralmente a terra, e vai tu con i talloni a prendere.
prendere, ad adagiare la parte interna dei talloni sulle impugnature del cerchietto. E a questo punto avvicina i piedi, sentirai che il cerchio ovviamente spinge in fuori, non lasciare che il piede finisca sull'esterno del piede, appoggialo bene. A questo punto, se hai un appoggio da qualche parte, uso il soffitto, fallo, stacchi appena appena da terra i talloni, ok? E stringimi i talloni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, un bel respiro. E di nuovo su, stringi, è come se ci fosse un'extra rotazione sempre nelle anche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, un bel respiro, su e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Molto bene, lascio con decoro, lo stesso decoro che ho usato io. Molto bene ragazzi, prendiamo ora, torniamo sulla nostra base d'appoggio, tipo libro. Entriamo con una gamba, io entrerò con il piede sinistro, terrò il cerchietto con la punta delle dita, le mani sono aperte, ok? La gamba dietro è in una sorta di arabesque. Porta il cerchietto giù verso il piede, seguendo la linea della gamba e ritorno. Uno. Mantieni quasi un'unica linea busto-gamba dietro. Due. Tre. Quattro. Ulala. Facciamone un altro. E 5. Bene, dall'altra parte entro, appoggio, posizione, arabesca della gamba dietro e quindi scendo con controllo. E ritorno, scendo 2. No. Scendo 3 e ritorno, scendo 4, molto bene, uno ancora e ritorno. Fantastico, dedichiamoci 1 o 2 minuti allo stretching, quindi mettiamo da parte tutti i piccoli attrezzi usati, mettiamoci nella posizione di gambe a Z, io ho la gamba destra avanti e vado a mettere le mani una mano sull'altra e appoggio la fronte sul dorso delle mani. Lascio che la posizione agisca sulla parte interna del gluteo e dell'anca. Resto qualche respiro. Rilassa l'anca destra. Senti la posizione come sta agendo proprio sul gluteo e sui muscoli interni dell'anca stessa. Molto bene. Ricordati di sollevare il corpo usando la forza delle braccia e quindi dall'altra parte. Posizione di gambe a Z, mano su mano, fronte sul dorso delle mani. Adagia il tronco sul femore sinistro e cerca di caricare proprio il peso che andrà ad agire insieme chiaramente alla posizione. Rilassa l'anca sinistra. Quindi i muscoli interni dell'anca e il gluteo, grande, medio, piccolo gluteo, soprattutto il grande in questa posizione.
Molto bene. Quindi ci aiutiamo dalla posizione accovacciata a terra a risalire, fallo lentamente, mi raccomando, per la pressione. L'ultimo a salire sarà la testa, in particolare proprio lo sguardo, quindi rispetto i tempi del mio corpo. Ed eccoci qua. Molto bene. La nostra lezione è terminata. Io ti auguro una bellissima giornata. Un bacio e grazie.